Matteo Bianchetti, vado a leggere le domande che sono arrivate dai giornalisti. La prima è la seguente: come vi spiegate questa sconfitta soli 3 giorni dalla grandissima prova di Parma? Avevamo parlato questi giorni che questa era la partita più difficile perché a Parma le motivazioni si trovavano da sole e dopo la gran partita che avevamo fatto dovevamo tenere alta la tensione perché sennò diventava una partita trappola e purtroppo così è stato. Non abbiamo interpretato bene la partita, siamo ritrovati sotto, poi abbiamo avuto una reazione, poi non siamo riusciti, partendo male, ti ritrovi sotto 2 gol, poi le squadre si chiudono, la Serie B è questa, anche se rimangono in 10, poi è difficile da recuperare quando non c'è l'atteggiamento giusto iniziale. Cosa non ha funzionato sul primo gol, che è quello che un po' ha rotto la partita? Cosa non ha funzionato? Non l'ho rivisto sinceramente, però l'attaccante ha ciccato la palla e gli è andata bene che è arrivato un suo compagno sul secondo palo. Non c'è tanto da dire. E che idea vi siete fatti sul fatto che, nonostante l'uomo in più per oltre un tempo e i parecchi giocatori offensivi in campo, non siano arrivati pericoli per Cicci Zola? Sicuramente quello sarà da analizzare. Siamo stati perennemente nella loro area, però evidentemente una scelta sbagliata, qualcosa, anche se comunque con 10 giocatori dentro l'area di rigore non è facile trovare, come noi abbiamo fatto col Cittadella bene, lo stesso sono stati bravi loro a chiudersi e non darci troppe possibilità di L'ultima domanda che ti viene posta è la seguente: che lezione si può trarre da questa sconfitta? fare gol. Che ogni partita si deve sempre entrare con l'atteggiamento giusto e al massimo perché nessuna squadra ti regala niente, anche se vinci 2 partite con squadre forti, la terza c'è sempre una trappola che ti aspetta dietro l'angolo, perciò sappiamo che da oggi in poi non possiamo permetterci di entrare con un atteggiamento anche solo al 95% poco, deve essere 96%. Grazie Matteo.